L'ambiente è casa nostra e nessuno vivrebbe in una casa inquinata e sporca. Rispettiamo l'ambiente per rispettare anche noi stessi. La natura è vita, sta a noi decidere se ucciderla o meno. L'uomo, distruggendo l'ambiente, ha distrutto se stesso. Rispettare l'ambiente serve per tutelare le generazioni future. La natura, madre di tutti gli uomini, viene ogni giorno uccisa dai suoi stessi figli. Sta a noi cambiare qualcosa, per sempre. Il mondo è un gioiello prezioso. Tutto ciò che facciamo all'ambiente ricade su di noi. È meglio vivere con la consapevolezza di danneggiare se stessi e l'ambiente o viceversa vivere con la consapevolezza del rispetto del domani? Per salvaguardare l'ambiente è necessario, prima di tutto, educarsi a rispettarlo. La ricetta medica della legalità. Al mattino, assumere 3 dosi. 2 pillole di tolleranza, 2 pillole di rispetto, 2 pillole di onestà. Al pomeriggio, una pillola di pace, 2 gocce di collaborazione e 2 gocce di coraggio. Una bustina di trasparenza e una di lealtà. Alla sera, 2 punture di solidarietà e di speranza. Prima di andare a letto, assumere una pillola di fiducia. Urlate il mio braccio!